Quand on raconte des choses assez tragiques, il est essentiel de le faire avec légèreté, d'autant plus que c'est la vérité. Tout ce qui est tragique est comique. Si è tenuta a Napoli la prima presentazione del nuovo romanzo di Amélie Nothomb, la celebre scrittrice belga tradotta e letta in più di 30 lingue, vincitrice lo scorso anno del premio Strega europeo. Je voulais surtout parler de l'amour entre sœurs. Je trouve que la littérature n'a pas rendu justice à l'amour entre sœurs. Généralement, quand des sœurs apparaissent en littérature, c'est pour se détester ou même leur soi-disant solidarité n'est pas très convaincante. Perché lei è così amata dai suoi lettori? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais sachez que c'est un amour totalement réciproque. J'aime mes lecteurs. La sorpresa, come sempre, nella rapidità rapinosa che Amélie Nothomb costruisce sulla pagina, delle novelle, dei romanzi che sono sempre di massimo 120-110 pagine, in cui il mondo cambia rapidamente, tutti i luoghi comuni vengono spazzati via. Il libro delle sorelle è centrato sul rapporto d'amore fra Tristan e Letizia, le due figlie di una coppia borghese molto innamorata e troppo distratta per interpretare adeguatamente il proprio ruolo genitoriale. È la storia di una bambina, Tristan, a cui è stato detto che è meglio non piangere, che è meglio non parlare troppo e anche che è meglio non sembrare troppo geniali. Ma senza di lei, senza Tristan, né sua sorella Letizia né la sua cuginetta Cosette diventerebbero mai delle adulte in qualche modo, non imparerebbero nemmeno a parlare. Nella sala dei baroni del Maschio Angioino, la Nothomb ha ricevuto lunghi applausi dai suoi lettori, fra i quali molti giovani. Siamo molto contenti di aver ospitato una scrittrice così famosa e così importante con un suo romanzo dedicato ai giovani. La sala è piena di ragazzi, siamo molto contenti che abbia scelto Napoli per presentare questo suo libro e che ci siano appunto tanti giovani che siano venuti ad ascoltare il suo racconto.